iniziamo da oggi questo sciopero della fame e vogliamo chiedere all'ente territoriale, in questo caso nello specifico al comune, che firmi questa delibera che abbiamo preparato in cui si tolga definitivamente San Silvestro dalla possibilità di essere riammesso come sito idoneo per l'installazione di antenne. Siamo rimasti allarmati dalla delibera 273 dell'Agicom di aprile, in quanto in maniera subdola si cerca di rimettere il sito di San Silvestro e si cerca di dare consiglio agli emittenti come fare per rimanere a San Silvestro. Per questo chiediamo le dimissioni del presidente dell'Agicom. Cosiddetta RAI, che non ha l'autorizzazione e continua a trasmettere dal sito di San Silvestro in maniera illegale. Noi non riusciamo a capire perché la magistratura non intervenga per andare in profondità e capire queste autorizzazioni se effettivamente le hanno o non le hanno. Noi abbiamo fatto una denuncia da oltre un anno e la magistratura fino ad oggi non ci dà una risposta. Abbiamo una grande fame di giustizia e sete di legalità e non sappiamo in che maniera noi cittadini di San Silvestro comportarci rispettando le leggi. Stiamo cercando e lottando ormai da anni nel rispetto di tutto ciò che la legge consente, però siamo sempre tagliati fuori da qualsiasi tipo di intervento definitivo. Allora, io sono qui per cercare di difendere in modo civile il diritto alla salute dei miei quattro nipotini piccoli, da 1 anno a 7 anni. E andiamo avanti ad oltranza finché non abbiamo dei risultati positivi.